Vado. Le associazioni dei commercianti di Teramo hanno festeggiato ironicamente i 2 anni dall'inizio dei lavori di Corso San Giorgio. Sì, la festa ironica, sarcastica, allegorica, vedete voi qual è il termine più adeguato. Purtroppo queste celebrazioni sono anomale, perché in realtà quando un'associazione in famiglia si festeggia un anniversario è sempre un qualcosa di positivo, un obiettivo raggiunto. Qui festeggiamo un obiettivo non raggiunto, quello della realizzazione della nuova pavimentazione di Corso San Giorgio ex novo, che doveva essere ultimata da preventivo e da cronoprogramma in 8 mesi. Sono passati 2 anni perché i lavori iniziarono nella terza decade di ottobre del 2016 e a oggi ancora non ci è dato sapere quando questi benedetti lavori verranno ultimati. Devo dire che nell'ultimo mese si è andate con una certa celerità, vedendo la nuova impresa che ha preso l'appalto del posizionamento delle tavelle, del pavimento. Però per le rifiniture, soprattutto poi per ultimare, quando si deve fare a Largo San Matteo, secondo me per la fine dell'anno non ce la faremo. Come ogni festa che si rispetti, c'è pure la torta. Sì, noi abbiamo organizzato con una nostra sottoscrizione dei commercianti del Corso, con una modica spesa, fatto fare una torta, perché giustamente se si festeggia un anniversario, un compleanno, ci vuole la torta con le relative candeline da spegnere e nello stesso tempo anche un brindisi con i cittadini, coloro i quali parteciperanno a questa nostra iniziativa, con dello spumante naturalmente nazionale. Va bene. Io penso che qui sulla festa, una foto notizia questa che è.